grande applauso, benvenuti, buona giornata a tutti, benvenuti a questo nuovo appuntamento di Acqua in Bocca, ma non troppo. Ecco il nostro Vittorio che sta salutando tutti i nostri ospiti, vi ringraziamo per la presenza. Sì, c'è la diretta Facebook. Lì dove c'è scritto riservato, se va, vatta a sedere lì. Vittorio, buongiorno e bentornato a Montecatini Terme. Allora, ti ho lasciato anche. Cosa capita adesso? Parlerà qualcun altro prima, no? Sì, bravo. E chiamerei subito il sindaco di Montecatini Terme, Luca Baroncini, che ha voluto tutto questo, quindi accogliamo anche lui con un grande applauso. È stato un regalo meraviglioso per la cittadinanza. Grazie mille, buongiorno a tutti, benvenuti nella meravigliosa cornice delle Terme Tettuccio di Montecatini Terme, il Salone Portoghesi, che è di una bellezza straordinaria. Anzitutto voglio salutare tutte le autorità presenti in sala che mi hanno fatto l'onore di essere qua, a cominciare dal sottosegretario di Stato al lavoro Tiziana Nisini, al sindaco di Lucca neoeletto Mario Pardini, il sindaco di Chiesina Fabio Berti, vedo anche la consigliera regionale Bartolini, qualche consigliere comunale, il mio assessore al turismo Alessandra Bartolozzi, l'assessore al turismo di Pistoia Alessandro Savella, il dottor Di Mauro del commissariato, vicequestore, insomma tantissime autorità, tantissime istituzioni, per noi è un onore avervi qua, anche perché testimonia la vicinanza che c'è nei confronti di Montecatini Terme e anche la stima nei confronti di Vittorio Sgarbi, che è un onore averlo qua, un'autorità. Io di tutti i ruoli che ha Vittorio e di tutte le capacità, le competenze che ha, a me piace chiamarlo sindaco, perché il sindaco è il ruolo che più di tutti è vicino alla gente e comprende quello di cui le persone hanno bisogno. Vittorio è anche sindaco e soprattutto sindaco, e quindi io lo chiamo sindaco. Grazie sindaco Sgarbi di essere qua nella nostra città, per noi è un onore e un piacere. Un anno fa Montecatini Terme ha avuto l'onore, esattamente il 31 luglio, di essere iscritta ufficialmente nel Patrimonio Mondiale dell'Umanità di UNESCO. È passato un anno e per festeggiare, per rivendicare il nostro orgoglio, la nostra identità di montecatinesi, ho voluto organizzare una 2 giorni, oggi e domani, divisa in 3 momenti. Uno, diciamo, educativo, accademico, che è quello di oggi, con il sindaco Sgarbi che ci racconterà le bellezze di quel periodo, del Liberty, di Montecatini, come mai siamo diventati patrimonio mondiale dell'umanità, grazie appunto alla straordinaria unicità nel mondo, a questo punto non lo dico più solo io, lo dice un organismo terzo che è l'UNESCO, di Montecatini Terme. Poi ci sarà un momento invece più di festa, di eventi e di concerti, che è quello di domani, nelle vie del centro ci saranno 2 palchi con musica e una festa, diciamo, a tema primi anni del Novecento e quindi a tema anche con quello che è quella vita, quel periodo che ci ha reso così famosi nel mondo. Ci saranno anche le auto d'epoca del Club Balestrero di Lucca, appunto, quindi un altro richiamo alla città nostra amica, con il sindaco Mario Pardini e l'amico Renzo Cardini, che saluto, che ha organizzato tutto. E poi ci sarà un momento infine istituzionale qua davanti con le varie autorità che porteranno i saluti e spiegheranno alla città come mai è così importante questo ingresso. Però il protagonista di oggi è Vittorio Sgarbi, a cui lascio volentieri, a Simona Peselli, che ringrazio perché mi ha dato una mano nell'organizzazione, e siamo qua anche grazie ad Acqua in Bocca ma non troppo, che è una rassegna straordinaria che porta qua tantissime, mi avvicino per le foto, che porta qua tantissimi appuntamenti, finisco e si fa la foto, tantissimi appuntamenti straordinari e meravigliosi. Grazie a Simona, un applauso a Vittorio Sgarbi e grazie a tutti voi per essere qua. Vicini per le foto. Sì. Ci siamo, possiamo partire? Sei carico Vittorio? Sì, come sempre. Di
Maio non so se le capirebbe tutte queste cose così belle, Vittorio. Senti, allora abbiamo preparato delle foto, Vittorio, che ha scelto per te il nostro sindaco Luca Baroncini, e sono tratte dall'archivio fotografico di Rosellini, che appunto è uno dei fotografi storici appunto di Montecatini Terme. E verranno appunto proiettate qua, andiamo così a ruota libera, e sono un po' gli angoli più particolari della nostra città, gli angoli che la rendono bellissima, veramente ho voglia di dirlo. La nostra è una città non solo vivibile, non è soltanto il giardino d'Europa, ma è bella. È bella e ci si sta bene. Uno si alza volentieri la mattina in questa città, trascorre ancora più volentieri la giornata, la nottata, la serata. Come hai dormito intanto qui ieri sera? Beh, ieri sera, questa mattina. Sei arrivato un orario buono, no? Hai dormito bene? La domanda non mi piace. Hai dormito male? Anzi, allora ti faccio un'altra domanda. Cosa hai fatto nelle ore che sei stato in camera? Ho guardato un'amica che era con me. Ma dobbiamo fare solo delle domande così insignificanti, insensate. Cioè, posso dire in premessa, non che ero di buon umore, mi stai facendo incazzare. Quando mi alzo la mattina e uno mi dice buongiorno... Lo vedevo già io, no, non capisco cosa vuol dire. Come... Scusate, lo vedevo dormiente. No, non sono affatto dormiente, sono sereno. Non capisco delle domande di questo genere. Cioè, come stai? Come hai dormito? Il come ce stai? La fatta. Frase come stai è una delle frasi più idiote. Perché se uno sta bene e se uno sta male, cosa dice? Sto male, ho il cancro. Io ho il cancro, sto male. Perché mi devi chiedere come sto? Ora, di questo rituale mattutino, di come stai, buongiorno, buonasera, buon appetito, poi quello è il massimo, una tavola pronto a fare il maiale per mangiare, quale buon appetito, sei già a tavola? O piacere, parola più terribile di piacere non si può usare, quando due si incontrano, invece di dire sono felice di conoscerti, dando all'altro il tempo di guardarlo negli occhi, gli dicono piacere, che è una parolaccia bella in sé, in astratto, ma che toglie tempo perché è troppo rapida. Per cui eviterei questi convenevoli su come ho dormito. Intanto sono arrivato alle 5:30 del mattino. Lo so, mi è arrivata una telefonata dal tuo autista, sì, che non trovava l'albergo. E poi mi sono ritirato in una stanza bella, in un albergo bello, dove mi aspettava un'amica, e ho guardato qualche appunto e verso le 6:30 mi sono addormentato. Alle 9:40 mi sono svegliato. Sono andato in bagno perché siccome... ho avuto un cancro, devo andare spesso in bagno, devo cagare, e quindi sono andato... E sei nella città giusta? Ho visto che sei interessato alle mie attività, dopodiché mi sono rimesso a dormire per una mezz'ora e verso le 10:30 sono tornato in bagno per fare la stessa funzione. Ecco, vuoi sapere altre cose dei dettagli, come no, ho usato? No, ho voluto spiegare al nostro pubblico perché siamo arrivati in ritardo. Ma non e siamo arrivati in ritardo. Non è molto fresco, e allora mi arrivavano tante telefonate, comunque... Siamo Dai. Usciti dall'albergo alle 11:35, abbiamo voluto farvi dire a piedi, se venivo in macchina saremmo arrivati qua, quindi io ho volevo seguito restare sola con te, te lo confesso. Sì, avevo sola. Questo desiderio di restare sola con te. Senti, parliamo di Montecatini, città Liberty, e cominciamo proprio da questo luogo che ci sta ospitando, lo stabilimento termale Tettuccio. Sì, ma io pensavo di dover parlare, tanto io parlo in piedi. E infatti ti rimetto il microfono qui. Non voglio rispondere a domande, fare... Fai da solo allora, guarda, vai a ruota libera. Ecco, non vado come vado, parlo, non vado mai a ruota libera. Vai. Vado con le ruote bene. Ti lascio qua l'asta col microfono. Ecco, dove stava? Samuele, sei pronto? Ci metto l'acqua. Grazie. Poi vorrei gassata una cosa. Sì, sì, è gassata. Questa. È gassata. Quindi se dunque è vero che siamo in ritardo, me ne scuso, ma non ho avvertito in particolare di fare altro che quello che mi è stato... Acqua gassata. Che mi è stato chiesto in un programma che per la verità ho pensato nei giorni scorsi perché avesse avuto... una collocazione mattutina, essendo queste giornate così calde, essendo tempi in cui le persone in queste ore vanno al mare, il mare non è lontano,
mi sono chiesto, e poi ho preso atto che questo era e sono arrivato, non valutando che saremmo stati in un'aula di nobilissima invenzione architettonica, che segna la prima risposta, una giovane intervistatrice vestita come un albero di Natale che vedete qui mi ha detto: ma davanti a questa maestà le sembra possibile che l'architettura contemporanea possa fare cose altrettanto significative? E la risposta è questa: qui siamo davanti all'opera di un artista vivente che è Paolo Portoghesi, che si muove nella sensibilità di un gusto liberty ritrovato e quindi attraverso il movimento di questi legni determina un effetto particolarmente felice rispetto a molti spazi interni che sono stati concepiti come scatole da scarpe, architetti come Fuxas e altri che hanno imperversato nei tempi recenti. Paolo Portoghesi è un architetto con una lunga storia, è uno storico dell'architettura, ha molto studiato il barocco, ha studiato Borromini e Bernini ed è da qualche tempo cittadino onorario della città di Sutri, di cui sono appunto il sindaco. Questo mi consente di salutare insieme al sindaco di Montecatini e di Chesina Tuttanese anche l'amico sindaco di Lucca, che è una città importante e che con lui ha avuto una evoluzione politica che la riporta a una possibilità di ripartenza, nel senso che la tradizione di governi di sinistra in Toscana è diventata una forma di conservatorismo, per cui è evidente che le città che hanno provato una discontinuità, al di là della bontà o meno delle valutazioni politiche, hanno trovato sindaci pronti a mostrare il loro merito. Quindi le due amministrazioni, forse anche la terza, non so se sia anch'essa di centrodestra, hanno certamente dovuto dimostrare Emilia sono state legate alla sinistra. Quindi non voglio fare, anche se siamo in campagna elettorale, una valutazione di elogio politico, ma di qualità amministrativa. E mi pare che, parlava appunto della mia condizione di sindaco di una piccola città, il sindaco che riesce attraverso la sua passione a ottenere un riconoscimento così importante come quello di Montecatini ha fatto un atto politico supremo che va al di là della destra e della sinistra. Io lo posso dire perché nei limiti ristretti della città di Sutri ho ottenuto di essere accolto in 3 mesi, direi, cosa senza precedenti, nei borghi più belli d'Italia, che è un'associazione importante per borghi di cittadini più stretti, che non, più stretto che non quello dei cittadini di Montecatini, e quindi arrivando lì con la mia visione di una città così importante come Sutri ho ottenuto un riconoscimento. Quel riconoscimento rimarrà oltre di me, rimarrà oltre il mio mandato, che credo sarà uno soltanto e non ne farò un secondo, ma mi pare che il sindaco di Montecatini, che nel periodo più triste per noi degli anni di chiusura di tutto ottiene una grande apertura internazionale come il riconoscimento del patrimonio dell'umanità per Montecatini, va guardato con grande rispetto e considerato un politico di primo piano, perché ha portato Montecatini al centro del mondo e mi pare che voi dobbiate tributare il vostro applauso alla funzione amministrativa che ha portato a questo risultato. Oltretutto, nell'andamento della valutazione che l'UNESCO fa dei monumenti, siamo passati da una dimensione che riguardava un singolo monumento, una città, le mura, nel caso di Lucca come nel caso di Ferrara, che sono evidentemente dei luoghi che appartengono all'umanità, e per questo forse l'UNESCO, che io guardo sempre con sospetto, dovrebbe dichiarare patrimonio dell'umanità l'intera Italia, perché non si capisce perché Viterbo non sia patrimonio dell'UNESCO o non lo sia il Salento. In maniera improvvisa arriva il Prosecco. Il Prosecco è entrato nel patrimonio dell'umanità prima di Giotto. Giotto e la pittura che dal 1303 apre l'arte moderna a Padova e rende Padova una città dipinta in ogni monumento e per lungo tempo fino a Mantegna,
è diventata patrimonio dell'UNESCO un anno dopo le colline del Prosecco. Allora uno non si vuole scandalizzare né fare gerarchia di valutazioni, ma evidentemente si rende conto di qualcosa che è accaduto improvvisamente all'UNESCO, cioè di estendere la propria visione a beni immateriali o spirituali, e vedi allora qualcosa che riguarda un altro luogo che è Viterbo, dove io sono diventato assessore alla bellezza. Viterbo ha da tempo, insieme a Nola, insieme a Sassari e insieme a Palmi, un primato dell'UNESCO, di essere una delle città che fanno parte del gruppo di quelle che hanno la macchina a spalla, che nei rituali religiosi diventano processioni di popolo formidabili come la macchina di Santa Rosa a Viterbo. E questo vale appunto per la viaria di Palmi e vale per le macchine di Nola e di Sassari. Questi sentimenti spirituali che in quelle processioni diventano valori dell'umanità sono stati intercettati come beni materiali, e questo fa capire che l'UNESCO non è soltanto un'istituzione che si occupa di cose, ma anche di spirito, anche di anima. E così è cominciato, e questa è stata forse la rivoluzione che ha portato poi alle Dolomiti e poi al Prosecco, un processo che ha visto premiare una visione particolarmente innovativa che si concentra in una parola inglese, un sintagma che noi usiamo, che è slow food. Slow food, che tutti usano e conoscono, è un'invenzione di Carlo Petrini. Ebbene, Carlo Petrini, attraverso la sua impresa, sicuramente meritoria, era un uomo di sinistra, e cioè quella di valorizzare quei presidi di produzione di beni di consumo che diventano poi cibo, e quindi sono le coltivazioni, che sono le produzioni del vino, della terra, ha indotto l'UNESCO a fare patrimonio dell'umanità le langhe e il roero. E certamente questo è stato per quei luoghi, tutti conoscono le langhe, sono i luoghi descritti da Cesare Pavese, ma sono i luoghi di una produzione storica dei grandi vini piemontesi. Ebbene, quell'area, anticipando quella del Prosecco, è stata la prima a essere vincolata come un'area, come un ampio territorio, due sottoregioni, Langhe e Roero. Questo serve per dire che, allargando l'estensione di monumento e di città al patrimonio dell'UNESCO, ha portato al di là di quello che io mostrerò, e cioè i beni di interesse monumentale, a un vincolo che è legato all'importanza degli artisti, all'importanza dell'architettura. Non sarebbe stato sufficiente. Montecatini non avrebbe potuto avere, credo, un vincolo dell'UNESCO per i suoi monumenti in sé, dei quali sono stato chiamato a parlare, a mostrarvi delle immagini che voi conoscete per frequentazione di questi luoghi, ma è stato messo in un ampio contesto di vincolo di un patrimonio termale. E questo è molto importante, perché vuol dire che Montecatini appartiene a un percorso internazionale per cui la villeggiatura, che di per sé è un valore che appartiene alla dimensione di una umanità che cerca il momento in cui uscire dal lavoro, in cui trovarsi in uno spazio di libertà, che è lo spazio in cui si fa quello che si desidera, ha avuto in Italia delle forme di turismo che potrebbero un giorno portare anche a un vincolo che inglobi luoghi come Riccione, Rimini, Milano Marittima, perché sono stati i primi fondatori di un turismo balneare che è stato per l'Italia esemplare, anche in luoghi devastati sul piano architettonico dall'edilizia balneare, e certamente imparagonabili a molti luoghi del meridione, dove c'è una struttura turistica molto più debole, ma una conservazione meravigliosa del paesaggio, che peraltro viene, come è accaduto recentemente nel CDM, violato ulteriormente da questi disperati che sono rimasti al governo, autorizzando 8 parchi eolici, o 9 forse, 6 in Puglia e 3 in Basilicata, per continuare a torturare terre meravigliose attraverso la violenza mafiosa che queste pale eoliche o pannelli fotovoltaici sono diffusi anche qua, in nome della pretestuosa ricerca di un'energia pulita o alternativa, hanno portato al paesaggio italiano. Stiamo cominciando a sconvolgere il paesaggio italiano. E questo è un altro tema che non riguarda il nostro incontro, ma riguarda il principio che anche un paesaggio può essere patrimonio dell'umanità. Anche il vincolo di un paesaggio, anche le Dolomiti lo possono essere. Allora io ho pensato, quando qualche settimana fa mi ha chiamato il sindaco, che questo vincolo, questa indicazione così importante, così lusinghiera per Montecatini, non dipende da quello che vedremo. Dipende da una condizione interiore, da uno stato d'animo,
che quello che uno trova in luoghi che sono predisposti alla cura del corpo, della mente e del pensiero, ben più del turismo balneare e forse in affinità soltanto col turismo montano. L'Italia ha avuto all'inizio del secolo scorso una quantità di proposte, di offerte legate ai principi che sono rappresentati in un grande dipinto che è il quarto stato di Perdizza da Volpedo, che indica l'umanità nuova che cerca diritti che non aveva prima, e da lì comincia quel principio di democrazia che arriverà poi alla nostra Costituzione nel 1946. Quindi l'umanità cammina, l'umanità avanza, e avanza conquistando diritti, fra i quali quelli alla conservazione della propria umanità, sensibilità, insieme al corpo. Credo che il turismo primo che in Italia ha avuto uno sviluppo significativo sia appunto quello termale. Io ho avuto l'avventura di vivere una parte della mia vita nei luoghi dove sono nato, che sono Ferrara e il territorio circostante, e poco lontano ci sono Abano, Montegrotto, che sono altre mete termali importanti che hanno significato universale. Un grande scrittore come Arbasino trascorreva una parte del suo tempo durante l'estate ad Abano. Quindi mi è chiaro che quei luoghi non sono soltanto luoghi di vacanza, sono luoghi di cura del corpo e dell'anima. E questa cosa ha intercettato l'UNESCO. L'idea di far diventare questi luoghi, e Montecatini in particolare, con una terra così significativa per la sua storia, ma con una concentrazione moderna su una dimensione che è legata al tema della cura del corpo e dell'anima. E in questo senso il vincolo dell'UNESCO per Montecatini è diverso da quello per Lucca. Lucca è una città poco lontana che indica un turismo che invece è diventato più significativo e forse superando in parte quello termale, che è il turismo culturale. Cioè, un tempo è chiaro c'erano i viaggiatori, i grandi viaggiatori stranieri che nel Grand Tour, la parola turismo viene di lì, scendevano in Italia. Non c'è mai stato un Grand Tour verso il nord, nessuno è mai andato a vedere quello che capita in Germania o in Norvegia, ma grandi scrittori, grandi pittori sono scesi in Italia trovando qui il luogo di una bellezza senza fine. Per questo l'UNESCO dovrebbe valutare che il luogo dove il turismo si è concretato dovrebbe essere tutto patrimonio dell'umanità, tutta l'Italia, il Delta o i lidi ferraresi o il Salento o il Viterbese o la Tuscia, i luoghi che io frequento e conosco come sindaco. Io poi sono, e lì un'altra città patrimonio dell'UNESCO, sono prosindaco di Urbino, e Urbino ovviamente è entrata per le ragioni di una più tradizionale valutazione del patrimonio, che è quella dell'importanza del suo palazzo ducale. La gerarchia di valutazione dell'UNESCO è mutata con la sensibilità del nostro regno più volta all'ambiente e più volta alle condizioni della natura, e quindi anche l'UNESCO si evolve nel decidere in che modo stabilire il suo dominio di valutazione culturale. E si è arrivati a questa cosa che è molto importante, credo che sia un precedente significativo, che un'area di grande turismo e di turismo moderno per questa stessa ragione entri nel patrimonio dell'UNESCO, proprio per quello che è stata delle sue funzioni anche attuali, non per quello che è stata della sua storia, non perché è stato un castello che oggi generalmente è un museo, non perché è stato un palazzo che oggi generalmente magari è una serie di uffici. Quindi il tempo ha evoluto quelle funzioni. Voi siete stati vincolati dall'UNESCO per quello che siete in fieri, per quello che l'attività di Montecatini e degli altri luoghi termali rappresenta oggi. E questo è molto importante, perché non è una consacrazione del passato, ma è una consacrazione del presente, di quella vita intercettata dall'amministrazione nell'ottenere in modo così particolare di essere in questo circuito di patrimonio termale di una vasta parte dell'Europa. Quindi questo da un lato immette Montecatini in una dimensione non provinciale, non locale, non italiana, e in fondo neanche proprio alle caratteristiche prevalenti dell'UNESCO, ma a una dimensione di collegamento, di coralità. E questo mi pare il primo dato significativo di questa indicazione dell'UNESCO. È chiaro che per me, che ho cominciato la mia attività di studioso e di viaggiatore a Lucca, vedere il sindaco di Lucca, avere contribuito alla sua elezione attraverso un'indicazione favorevole alla sua persona e al suo programma, è particolarmente significativo, perché io sono nato a Ferrara ma ho scelto Lucca piuttosto che non Pisa o d'Arezzo come un luogo dell'anima, un luogo dove improvvisamente ho capito che l'arte
non era soltanto, o la poesia meglio, non era soltanto quello che tu leggi in Leopardi o in Foscolo o in Dante, cioè parole che evocano in te uno spirito che ti innalza, ma potevano essere anche della pietra. E davanti a Ilaria del Carretto ho avuto la perfetta convinzione che lì ci fosse poesia, lì ci fosse vita, che quella donna fosse viva nell'arte e anche nella mia anima. E quindi il mio percorso inizia da Lucca e oggi continua a Lucca, dove, per quello che potrete fare dopo questa giornata così calda e nelle prossime settimane, abbiamo impostato una mostra significativa su una personalità della pittura europea, che è un grandissimo artista misconosciuto, che si chiama Pietro Paolini, è un caravaggesco di prim'ordine, di cui abbiamo voluto rappresentare una parte importante dell'opera a fianco di Caravaggio, che ne è il maestro. Quindi la mostra sopra i pittori della luce, che ha in tanti artisti, come d'altra parte in Caravaggio, il riferimento prevalente, cioè uno guarda un dipinto di Caravaggio e sta dentro un mondo in cui una luce ti fa vedere quello che potresti vedere in una notte che è la notte di un'umanità che vive una condizione di disagio e che improvvisamente viene illuminata da una luce che non è soltanto fisica ma è anche spirituale. Ebbene, il tema della luce è un tema caravaggesco e un grande interprete della luce è Pietro Paolini, quindi il fatto che siate qua così vicini mi induce a suggerirvi di non mancare di vedere questa mostra. Arrivati al tema invece che mi è stato proposto, è evidente che le immagini che vedrete sono le immagini della vostra vita, quindi non sono monumenti che appartengano al percorso di un visitatore che va a cercare in un museo quel dipinto o quella scultura, ma appartengono al percorso che io ho fatto arrivando qui, ho alzato gli occhi e questa meravigliosa architettura classicheggiante nella quale sono passato prima di entrare in quest'aula, ho visto una parte delle cose che vedremo. E partirei con il municipio. Abbiamo fatto l'elogio al sindaco per la determinazione con cui ha tenuto il vincolo dell'UNESCO. Il sindaco ha una sede che è un palazzo, ecco come dicevo che era meglio fare questa conferenza di sera, perché di giorno, oltre al caldo, c'è anche la difficoltà di vedere queste immagini. E su questo forse dovevo dare un consiglio al sindaco, le conferenze è meglio farle verso le 9 di sera e non, e così non c'è anche la domanda come hai dormito, dove sei andato, tante volte, ecco perché. E allora, in queste immagini, io la vedo meglio di voi perché ce l'ho fotografata, noi vediamo un'architettura di primo Novecento che è di evidente ispirazione neorinascimentale, cioè l'edificio ha una sua struttura monumentale, ha un prospetto in cui appaiono le colonne dell'accesso con i tre archi e immette in spazi che sono decorati in maniera molto solenne. C'è un atrio importante che è quello dove iniziamo a vedere, in questo municipio che è stato iniziato a costruire nel 1920, quindi come vedete bene un'architettura prefascista, oggi si parla tanto di nuovo di fascismo, in modo spesso non corretto, con valutazioni che sono così fuori del mondo, ma qui siamo davanti a un'architettura di primo Novecento, la cui ispirazione è neorinascimentale. Qui vedete appunto questo atrio nel quale si vede una vetrata che è circondata da una serie di spicchi dipinti che sono importanti affreschi che indicano una vocazione significativa che è quella di un grande artista che è Galileo Chini, che si sviluppa attraverso un percorso di arte che non è soltanto la pittura ma è l'arte industriale, sono la ceramica, sono le decorazioni per gli ambienti che diventino appunto utilizzabili e insieme godibili. Qui invece, essendo un edificio monumentale, vediamo una serie di affreschi con l'apparizione di una, la vedete, una figura femminile che rappresenta la carità portando appunto un bambino lungo questo percorso che Galileo Chini ha immaginato in un paesaggio. E qui vediamo, nell'immagine numero 3, un tema che riguarda invece non la maternità ma il lavoro. E quindi vedete l'uomo che sta procedendo portando sulle spalle un carico di frutta, avanzando, e vedete come ci sia effettivamente un collegamento in questa immagine del lavoro e in un pittore che non possiamo qui definire
particolarmente legato al gusto Liberty, ma invece a un gusto neo-michelangiolesco. Sta guardando Michelangelo, in spicchi che richiamano quelli della Cappella Sistina, e si muove rappresentando nel lavoro qualcosa il cui prototipo è appunto quello del quarto stato che prima ho indicato. E qui avete una Flora, l'immagine numero 5, un'immagine femminile di cui è evidente il richiamo al prototipo di Botticelli. Quindi il mondo rinascimentale, così come ispira l'architettura, che è un'architettura di gusto neo-cinquecentesco, quindi come un grande palazzo del Cinquecento, qui rimanda ai modelli della grande pittura classica. Galileo Chini non vuole rappresentare uno stile particolarmente definito come Liberty, ma vuole ispirarsi alla tradizione classica italiana di Michelangelo e di Botticelli. Ancora, qui abbiamo un'altra immagine con un cavallo che viene guidato dal cavaliere che lo sta in qualche modo, e che è un'immagine legata alla pace, alla speranza, all'avanzamento. Quindi nel mondo della macchina ancora la natura e il mondo degli animali hanno un valore fortemente simbolico. E qui c'è il costruire. Il costruire è, come vedete, ancora l'immagine di un muratore che sta montando un edificio, sempre in questo spicchio in mezzo a una natura, e c'è la costruzione in corso d'opera. E qui abbiamo ancora l'avanzamento, all'immagine numero 8, della costruzione intesa sul piano del lavoro di operai che stanno a un livello più alto per montare una struttura architettonica e stanno con la potenza delle loro energie, del loro corpo, facendo una funzione, mentre le immagini di Michelangelo sono profeti e sibille, qui sono persone dentro il lavoro. Quindi abbiamo una rappresentazione dal punto di vista formale e stilistico che risale a Michelangelo, ma applicata a tematiche che sono legate alla contemporaneità, quindi al tema del lavoro. E qui abbiamo l'immagine invece della conoscenza, del sapere, e il sapere è rappresentato da una sorta di Orfeo che sta con un cartiglio in mano. Sempre queste figure nude sono a significare una dimensione che va al di là del costume, della contemporaneità, sono valori consolidati ed eterni che non si stabiliscono in un tempo preciso, e come Apollo, come Orfeo, con la corona sulla testa, questo personaggio tiene in mano un cartiglio con uno scritto. Che crescerà per vincere ancora e tiene in mano un'altra figura alata di vittoria, ed è un putto con le ali di grande grazia. E il tema floreale, che è la denominazione italiana della parola art nouveau o liberty, è rappresentato appunto dal contesto sempre di natura e di fiori, in questo caso lo vedete sotto il fanciullo che vola. E siamo tornati all'immagine numero 11, che è l'interno del complesso in un altro ambiente, con altri affreschi dello stesso ambito. Vediamo ancora un altro edificio importante. Io credo, le prime volte che sono venuto a Montecatini, ho avuto l'avventura di stare in uno di questi grandi alberghi che sono nelle località termali, che hanno una loro dimensione ariosa, monumentale, spesso contengono appunto anche i bagni termali, e ho dormito all'hotel, al grande albergo La Pace, che anch'esso ha decori li vedete nella parte superiore dell'entrata, di Galileo Chini, e sono ceramiche. Andiamo adesso nell'ordine degli ambienti rappresentati al numero 13, che è il numero 13, è la Fontana di Piazza del Popolo. Fontana di Piazza del Popolo, intanto la denominazione della piazza è una denominazione post-risorgimentale. Le piazze del popolo sono piazze che indicano quello che il popolo ha voluto nella ricerca dell'Italia unita, e quindi sono luoghi di raccolta. Piazza del Popolo a Roma è il luogo dove si raccolgono le persone per rappresentare proteste o incontri politici, e in questo caso abbiamo una fontana con un obelisco e i putti, che è anch'essa evidentemente un richiamo alla grande tradizione delle fontane romane. La presenza dell'acqua in un luogo è presenza di vita, dove non c'è acqua non c'è vita. Quindi il richiamo di una fontana in questa centralità della piazza è per dire quella che è la peculiarità
più luogo termale, cioè le acque. Le acque rendono quel luogo, e sono acque all'interno della città, acque che poi diventano utili per la cura del corpo, sono acque sanitarie, acque salubri, acque salutari, e quindi hanno una dimensione spirituale oltre che una dimensione fisica. E qui passiamo a uno degli edifici più significativi sul piano architettonico, che è il padiglione Tamerici, con i sali purgativi, e vedete qui siamo intorno al 1902, e io ricordo che a Miami feci una relazione molti anni fa, forse 25 anni fa, parlando proprio qui di Montecatini con riferimento alle bassorilievi che si intravedono, li vedete in questa, non a questa insegna, che sono di Trentacoste, uno scultore che aveva molta fortuna agli inizi del secolo come Bistolfi, e che aveva lavorato insieme a Galileo Chini alla decorazione per la parte plastica di questo edificio. Sono anche qui lavori industriali, no, devi andare all'immagine numero 14, eccola qua, li vedete appena, sono lungo i pilastri, sono dei lavoratori che stanno al tornio, che stanno preparando le ceramiche, quindi le funzioni reali della vita degli artisti che stanno lavorando a questi edifici sono rappresentate nelle immagini, quindi c'è una specie di sovrapposizione, non è una, come dire, strinsecazione di altro da sé. Quello che l'artista viene facendo lo rappresenta nelle immagini di questi rilievi. E qui ecco l'insegna, sempre con una figura di un uomo che si presenta nella sua forza, nella sua energia. Voi sapete che nella tradizione pittorica la peste è rappresentata da due santi, San Sebastiano e San Rocco. San Rocco ha una ferita perché soccorre i malati e prende la peste. San Sebastiano invece è nudo, è un Apollo cristiano, è una figura che poi il mondo gay ha assunto come proprio patrono. E perché è rappresentato San Sebastiano per la peste? Perché la sua immagine è di integrità, di resistenza alle frecce, è l'immagine della vittoria contro il male. Queste immagini nude servono alla stessa funzione, a far sentire la salute, la fortezza, la capacità di ottenere attraverso le cure termali quella salute che è primaria, e quindi i sali purgativi delle Tamerici vincono i sali stranieri. E qui c'è anche l'inizio di un patriottismo, che è quello per cui i sali di Montecatini sono più importanti di quelli che possono essere proposti da altre nazioni, da altri paesi. Andiamo avanti con il numero 16 e vediamo un altro stabilimento, che è lo stabilimento Excelsior. Anche qui l'architettura, come vedete bene, è un'architettura perfettamente rinascimentale, con un loggiato come quello delle Grazie di Arezzo, vedete, o come quello della Piazza degli Innocenti a Firenze, quindi un'architettura che risale al modello toscano, ed è il loggiato che vedete qui, con una invece edificazione, una sorta di absidiola con vetrate che vedete sul fondo dell'edificio. È un'ispirazione rinascimentale che serve in qualche modo a togliere la funzione veramente pratica delle terme per renderla bella, come ha fatto Portoghesi con questo edificio, cioè l'elemento della bellezza, l'elemento della decorazione, l'elemento dell'affresco e della ceramica servono a togliere la funzione meramente materiale dello stabilimento termale e a renderlo uno spazio invece di bellezza. Vediamo la prossima immagine, che è quella dell'interno, dove vedete appunto come è intervenuto nello stabilimento Tamerici ancora Galileo Chini, questa volta non più con affreschi ma con ceramiche. E vedete questi motivi di putti che sostengono delle ghirlande di fiori che stanno alle spalle di due lavabi, come a dare proprio una solennità, come una rielaborazione di un gusto pompeiano, di un gusto che viene dal mondo antico, dal recupero di una tradizione che continua a essere viva, e le ceramiche si diffondono sia sulle pareti sia sul pavimento. Ancora il numero 18 ci mostra un altro interno con un dettaglio di queste ceramiche, i due puttini che si volgono le spalle, che stanno a sostenere ghirlande, e davanti un lavabo di marmo verde. Questo è propriamente, molto più che gli affreschi neo-michelangioleschi, il momento Liberty di Galileo Chini, cioè quello di una decorazione che viene portata all'estremo, a una volontà di far dimenticare quasi l'oggetto dell'arte per rendere l'atmosfera di uno spazio che appunto è floreale, è fiorito, è festoso, è primaverile,
E in questo il concetto di floreale è appunto quello di una decorazione che prevale sullo spirito del singolo oggetto artistico. E qui vedete il loggiato con un'altra fontana che richiama quella del Verrocchio a Palazzo Vecchio a Firenze, con il putto che sta giocando con una rana al centro della... Ancora il numero 20 ci mostra, dopo le Tamerici, un altro stabilimento, che è quello entro cui noi siamo, che è lo stabilimento del Tettuccio. E qui vedete che nello stesso momento dell'architettura del vostro municipio si sta componendo un edificio perfettamente rinascimentale, con una serie di colonne e le finestre timpanate che danno il senso dell'entrata in un palazzo che è un palazzo del potere. Ecco, quel potere non è il potere politico, non è il potere militare, è il potere della salute. Quindi si vuol dare la dimensione monumentale a questo edificio perché uno sappia che entra in un tempio dove la salute viene consacrata, ed è il numero, vediamo, ecco qua, grazie. Vediamo come l'avete fatto entrando. Qui si comincia a vedere una articolazione di particolare intelligenza, cioè con l'ambiente, con la natura, con il cielo, con il giorno, quindi non sono spazi chiusi ma sono spazi aperti, e lo vediamo sia nell'immagine che avete davanti sia in quella successiva, dove un colonnato che evidentemente si ispira al modello berniniano di una grande piazza come quella appunto di San Pietro, qui serve a contenere uno spazio d'acqua e a farti muovere in una dimensione in cui tu senti l'aria e senti lo spazio che viene limitato dall'architettura. Cupole, colonne, lo vedete ancora qui, ecco. Lo vedete, questa bella immagine dal basso, ci fa vedere uno spazio che potrebbe avere anche un significato che è estraneo ad ogni funzione, cioè sono spazi coperti, ma spazi aperti. E quindi l'architetto ha congegnato una struttura che non vuole indicare degli spazi che si possono usare altro che per muoversi, altro che per essere dentro lo spazio e dentro la natura. E questo è molto significativo, c'è un rapporto fra natura e monumento che è senza precedenti, è un'intuizione particolarmente felice. E una volta che voi avete superato questi spazi, cominciate a vedere un'altra serie di decorazioni altrettanto importanti, altrettanto michelangiolesche, e anch'esse non riducibili alla formula del Liberty. Sono una serie di immagini che si devono a un grande artista abruzzese che si chiama Cascella. E qui vedete come Cascella viene producendo nel numero 24 un tema importante che riguarda l'infanzia, che riguarda la maternità, che riguarda l'educazione dei figli. Quindi c'è anche una indicazione che va al di là della decorazione del luogo, ha una funzione morale, formativa. E quindi guardiamo nella Galleria delle Acque il tema dell'infanzia, e guardiamo sempre nella Galleria delle Acque il tema successivo all'infanzia, che è quello dell'adolescenza, i giovani che si avviano a una loro dimensione, come dire, di autonomia. L'adolescenza è il momento in cui si entra nella propria dimensione individuale, al di là del rapporto con i propri genitori. Il numero 26 è invece, di ispirazione ancora una volta botticelliana, il tema della bellezza. La bellezza femminile, sono soltanto donne, oggi sarebbero forse soltanto uomini, il mondo viene cambiando, donne che si specchiano, donne che si mostrano, che si offrono in un rituale che ha una grazia botticelliana e che indica appunto il tema della bellezza. Ma dalla bellezza si passa alla funzione operativa delle terme, che è quella della fonte. Quindi queste donne raccolgono le acque che sono poi quelle destinate alla cura di quelli che frequentano le terme. E siamo sempre nella Galleria delle Acque con il tema della fonte.
Un altro tema riproduce invece l'effetto benefico delle terme ed è il tema della forza. Qui vedete come un Ercole con la postura del bastone, l'Ercole Farnese, con la donna che lo assiste, gli dà l'acqua da cui lui deriva l'energia per diventare così forte come si rappresenta in questa immagine, il cui soggetto allegorico è la forza. Poi c'è il tempo. Il tempo ci porta a una condizione successiva a quella dell'infanzia, dell'adolescenza, della giovinezza, ed è il tema della maturità. La maturità è quella che, come vedete, porta queste immagini di uomini guerrieri, di operai, di soldati, e al centro sempre la figura femminile che porta il vaso sulla testa, ad avanzare verso il futuro, verso la conquista del mondo. È la maturità. E dalla maturità si arriva, ahimè, alla condizione della vecchiaia, che è il numero 30, la vedete qua, dove è ancora l'acqua che sostiene e cura la persona malata, e c'è una giovane donna, quella che prima consentiva la forza, che in diversi momenti sta offrendo l'acqua a una persona un po' flaccida, grande, e sul fondo addirittura a un vecchio che viene assistito. E anche in questo caso l'idea che l'acqua salutare accompagna il percorso della vita, dall'infanzia all'adolescenza, alla giovinezza, alla maturità. E qui, questo l'abbiamo già visto, e qui temo che le immagini sono finite. Sì. È il percorso che poi avete visto in queste immagini poco leggibili, ma che ritroverete qui uscendo all'interno di questi spazi aperti. Che queste decorazioni, poi ad affresco o a ceramica, siano in spazi aperti, indica anche la loro resistenza. Ecco perché l'uso della ceramica, rispetto al marmo che qui ha usato l'amico Portoghesi, è di un materiale che ha una duttilità, che è quella appunto di plasmare la scultura e poi renderla invetriata e resistente al tempo, alla pioggia, perché sono spazi aperti. Ora, questa dimensione monumentale, così significativa, e che poi fra un attimo potremo percorrere fisicamente, non è la ragione del vincolo dell'UNESCO, è un di più. Cioè, la città di Montecatini, rispetto ad Abano, che ha una dimensione monumentale molto meno significativa, garantisce al vincolo dell'UNESCO di offrire non soltanto le funzioni salutari delle acque, quindi le ragioni per cui queste patrimonio è stato definito in un percorso europeo, ma anche una straordinaria dimensione monumentale, decorativa, pittorica, attraverso questi grandi artisti del primo Novecento che qui sono stati chiamati quasi a fare arte applicata, cioè accompagnare una vicenda che è quella di rendere bella la salute, di rendere belle le terme, di far sì che la bellezza e la salute vadano insieme. E questo è certamente un primato italiano e di Montecatini. Da questo punto di vista credo che tra le città che sono state indicate dall'UNESCO, Montecatini si possa distinguere proprio per questa grande tradizione di cultura tra liberty e neo-umanistica o neo-rinascimentale, che nelle immagini che avete visto, sia pure con la fatica del vedere e con il caldo che state provando, indicano però certamente un primato, una dimensione speciale, una dimensione monumentale. Le terme di Montecatini sono le più monumentali terme d'Italia. E lo sono perché si è voluto evidentemente investire nel carattere simbolico, di far diventare queste terme un tempio delle terme. C'è la dimensione templare, la dimensione di un luogo dello spirito e di un luogo fortemente simbolico. Cioè le terme sono l'anima di Montecatini. Lo sono state nel passato, lo sono state con i Medici e lo sono oggi e continuano a esserlo. Forse proprio il senso profondo di questa indicazione dell'UNESCO è indicare l'attualità delle terme, che nei tempi più recenti hanno patito magari qualche problema rispetto al rapporto con lo Stato, ma che questo vincolo sembra voler rinnalzare a una dimensione nuova e presente. Quindi possiamo dire che Montecatini è il monumento delle città termali, è il luogo dove troviamo, insieme alla accoglienza e alla dimensione relativa alla salute, anche questo vivere che fa sì che, proprio come è il Liberty, una cosa che è toccata da quello stile diventa immediatamente una cosa internazionale. Il Liberty è uno stile internazionale più di ogni altro, è uno stile che si muove parimenti dal Belgio alla Francia all'Italia, e in questa definizione noi non siamo in un centro della Toscana, che è pure un luogo definitivo della bellezza del mondo, ma siamo al centro del mondo in senso stretto.
Questa è la dimensione di Montecatini, un luogo della salute universale, un tempio della salute, un tempio della salute unita alla bellezza. Ecco, io credo che questo sia il senso dell'orgoglio che il sindaco ha per la sua città, che voi avete come cittadini e che io sono stato chiamato a ricordarvi come pregnante e peculiare significato delle terme di Montecatini nel contesto termale europeo. Chiamerei ancora qui il sindaco Luca Baroncini per i saluti finali, grazie. Vi ringrazio tutti, è stato veramente straordinario ed emozionante, è valso la pena patire questo caldo, perché bisognava godere ancora di più dello straordinario talento del sindaco Sgarbi. Grazie a tutti per essere stati qua, grazie, scusate, l'organizzazione si può migliorare, ma è stato bello lo stesso. Grazie a tutti, buona giornata. Sì, mi ricorda Beatrice di ricordare che il percorso è stato un percorso iniziato 10 anni fa e quindi ringrazio anche il Ministero della Cultura italiano, i dipendenti del Comune di Montecatini e Beatrice che è lì stessa. Grazie. Grazie a tutti, al gentile pubblico di Acqua in Bocca, ma non troppo, ricordo ancora gli altri appuntamenti, ringraziamo anche il professor Sgarbi. Il 6 agosto, sabato, alle 17, sempre nel Salone Portoghesi, vi aspetto con Ilaria Grillini, che presenta il libro Elisabetta e la regina italiana. Il 29 agosto, alle ore 17, Dario Baldambembo e Franco Fasano con 2 libri e un pianoforte. Giovedì 1 settembre, Stefania Craxi. Sabato 3 settembre, Enrico Banzina, sceneggiatore e regista. Venerdì 16 settembre il cantante Albano Carrisi insieme a Alberto Lapenna. Sabato 17 settembre Eleonora Cozzella. Domenica 18 settembre Francesca Negri. Giovedì 22 settembre Gianluigi Nuzzi. Venerdì 23 settembre Roberto Bernabò. E sabato 24 settembre Mauro Valentini. Per seguire sempre gli appuntamenti di Acqua in Bocca ma non troppo è possibile collegarsi alla pagina Facebook oppure su Instagram. Le nostre hostess saranno liete di darvi il calendario dei nostri appuntamenti. Grazie gentile pubblico e buona permanenza a Montecatini Terme.